Suono il basso elettrico e canto anche ultimamente, anche una cosa abbastanza nuova per me, però mi piace tanto e sto sperimentando un po' con questa cosa. Conoscevo un po' la musica di Ruth e abbiamo degli amici in comune, dei musicisti che conosciamo entrambi. E quando sono stato qui l'ultima volta, lo scorso ottobre, portando il mio progetto in solo, Heiner dopo il concerto mi ha fatto vedere, mi ha fatto anche sentire delle cose del gruppo di Ruth. E allora a quel punto mi è venuta questa idea che avrei voluto proporre a lui se potevo fare una breve residenza con lei e mi sembrava questo il contesto più adatto, insomma, ecco. Non abbiamo parlato di musica, siamo andati lì, abbiamo iniziato a suonare e questa è anche una cosa bellissima, dove non hai bisogno di parole e ti comunque comunichi in un modo più profondo delle parole. Mi sentivo completamente libera di fare quello che volevo. Un approccio senza aspettative rispetto a quello che avremmo suonato. Io prima di appunto quando poi ho contattato Ruth avevo sentito alcune cose in cui suonava e mi era piaciuto molto l'approccio anche diciamo in progetti non suoi, quindi il modo di stare nella musica proprio a prescindere, insomma, che sono quelle cose che secondo me poi si capiscono un po' subito, no? L'idea dello spazio, l'idea del suono, le tensioni. E poi quando è uscito il suo lavoro, il suo primo album solista, allora lì ho avuto anche la conferma che ci fosse proprio una direzione personale che era molto in linea anche col tipo di ricerca che mi è sempre piaciuto. Quindi diciamo che sono arrivato senza aspettative, ma anche senza tanti dubbi che sarebbe andato bene, ecco.
alla fine noi siamo venuti qui col nostro codice, ognuno il suo mondo, no? Io ho portato qui esattamente le cose che avrei portato per fare un solo, e anch'io ho un microfono davanti, perché anche se avevo provato a cantare in diversi gruppi prima, però non con questo tipo di libertà, cioè non nell'improvvisazione, ecco, sicuramente è una cosa che ho fatto molto meno, anzi direi mai praticamente. Improvvisare con intonazione con un'altra persona, così non l'ho mai fatto, soprattutto con una tastiera che poi normalmente è intonata in un certo modo, e troviamo delle cose molto interessanti così in comune, dove sono queste tensioni di intonazione, quando becchi due note completamente lo senti una cosa, ma quando un attimo ti vai fuori, senti questa vibrazione che esce di una nota, di due note che non sono esattamente intonate. E per me questo è un tipo di meditazione, cioè un momento di dove ti senti un po', ti prende un po' l'aria. Sessione che abbiamo fatto c'erano delle cose nuove per me, e penso anche per questo stasera spero che sarà così. Sicuramente ci saranno delle cose che abbiamo fatto, un suono che abbiamo sperimentato prima che ci piace e così, ma sicuramente non ho idea.
Thank you.